Qui sulle Alpi del Cadore, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1917, hanno combattuto italiani e austriaci. Per 30 mesi questi uomini hanno impiegato tutte le armi conosciute, dai cannoni alle mitragliatrici, al gas. Moltissime le vittime del freddo e della fame, delle valanghe e delle mine sotterranee. Questa storia racconta le tappe di un lungo calvario. La guerra delle Alpi è stata la più aspra delle guerre. La prima nella storia militare, combattuta esclusivamente sulle alte quote, con gli uomini in lotta su due fronti, l'avversario e la montagna. Quassù, i soldati italiani e austriaci hanno violato vette e pareti giudicate inaccessibili. Oltre che una storia di operazioni militari ad ampio respiro, questa è anche una vicenda disperata di uomini. Popolata di soldati che dall'orlo della trincea vedono i tetti delle loro case giù nella valle, su una linea di confine che attraversa campi e pascoli comuni. Alpini del Cadore e guide austriache di Sesto si affrontano sul bordo dei ghiacciai dove avevano bivaccato in pace. Primavera 1915. La guerra brucia l'Europa da un anno. L'Italia è ancora neutrale, ma il paese è in fermento. A Londra ci sono stati negoziati segreti. Francesi e inglesi hanno fatto balenare la promessa del confine al Brennero e le piazze si incendiano. L'Italia è lacerata dalle polemiche. Si potrebbe trattare con Vienna ed evitare un massacro, ma i nazionalisti vogliono lo scontro con l'Austria. La prima pattuglia italiana entra in Cortina il 27 maggio e non trova il nemico che si è ritirato per organizzare la difesa più a nord. Questi incursori sono fanti del 55esimo reggimento, comandati dal sottotenente Edmondo Matter. Lo Stato Maggiore italiano non è preparato alla guerra, ignora la natura del terreno e la dislocazione delle fortificazioni avversarie. Per questo manca il primo obiettivo, il più facile, l'avanzata rapida verso la Pusteria, che eviterebbe la carneficina in queste gole. A Cortina, le truppe sfilano tra ali di folla silenziosa. Gli austriaci si sono fermati al Son Pauses e già scavano trincee nella roccia. È la prima ritirata dopo oltre 400 anni. Gli austriaci sono qui dal 1511. Maggio 1915. Italia e Austria alla vigilia della Grande Guerra. Come si erano preparate militarmente per scontrarsi sulle Alpi? Credo che si possa dire che fra i due l'Austria-Ungheria fosse quella più preparata a condurre una guerra sulle Alpi orientali. L'impero asburgico da molti anni aveva approntato difese militari alla testata delle vallate alpine in modo da ostruire il passaggio per l'eventuale attaccante italiano. Queste difese rispondevano però a una concezione antica della guerra, e cioè la guerra condotta sulle Alpi, sulle montagne, come un modo di frenare un passaggio di truppe.
non come occupazione di territorio, come salda tenuta in mano di una parte della nazione, dello Stato. Lo stesso concetto di confine dello Stato allora era legato specialmente ai punti di passaggio e difatti le fortificazioni austriache furono condotte prima della Prima Guerra Mondiale, prima del 1915, nei punti considerati quelli di passaggio per gli ingressi degli eserciti avversari. Da parte italiana la preparazione alla guerra italo-austriaca avvenne con ritardo anche per le ragioni politiche che trattennero l'Italia anche per un periodo di neutralità sino all'ultimo prima di dichiarare la guerra all'Austria-Ungheria. Le fortificazioni italiane sulle Alpi furono legate a un'antica strategia di costruire alcune linee di eventuale resistenza qualora fosse fallito l'attacco. E così l'Italia entrò in guerra nel maggio del 1915 puntando a rompere il confine sull'Isonzo, cioè verso gli sbocchi slavi dell'impero asburgico, e guardandosi un po' alle spalle lungo il saliente del Trentino. C'era quindi una grossa disparità sulle Alpi fra le fortificazioni austriache e le possibilità militari italiane. Dal 1909 gli austriaci avevano incominciato a costruire fortificazioni sul confine alpino. Formidabili bastioni in cemento armato all'imbocco delle valli. Almeno 100 fortini corazzati erano pronti sull'arco del fronte. Con quelli, gli austriaci saldarono le linee mentre gli italiani temporeggiavano. Così Vienna poté riempirli con le sue truppe che parlavano 100 dialetti diversi: tirolesi, boemi, ungheresi, bosniaci, croati, sloveni, serbi e trentini. L'esercito austro-ungarico abituato a dominare l'Europa. Colate di cemento armato saldate alla roccia, in posizione strategica, a strapiombo sui passi alpini. Nell'interno erano piazzati cannoni di grosso calibro e i muraglioni potevano resistere a qualsiasi martellamento d'artiglieria senza sgretolarsi. La truppa, asserragliata in posizione difensiva, aveva a disposizione magazzini ben forniti di viveri, munizioni, dinamite, attrezzature per gli usi di guerra. Ogni fortezza era una città sotterranea, con lunghe gallerie a ragnatela e stanzoni vasti come navate di cattedrale. I tecnici del genio militare austriaco avevano anticipato le sofisticate concezioni strategiche della linea Maginot. E su queste muraglie inattaccabili dovevano avventurarsi gli italiani. Dentro, nella penombra umida dei 100 fortini, gli austro-ungheresi aspettavano, senza troppo rischiare, l'arrivo dei reggimenti ritirati dalla Galizia e l'Alpenkorps tedesco che a tappe forzate veniva dalla Francia. Nelle prime settimane di guerra, i bastioni corazzati erano quasi deserti. Pochi territoriali si aggiravano nelle gallerie e attorno alle piazzole. I combattenti degli altri fronti li invidiavano. In questi labirinti sotterranei gli ufficiali dormivano nei letti, i graduati sui tavolacci e i soldati sui pagliericci allineati lungo le pareti delle camerate. Oltre ai magazzini e alle strutture della macchina bellica c'erano sale di riunione, cucine e persino un reparto riservato ai loculi per i caduti. Tutto il necessario per vivere e per morire. Le trincee sono in alto, sulle vette, ma bisogna mantenere aperta la strada per i rifornimenti e per il passaggio delle pattuglie. È una montagna difficile anche in piena estate. A fondo valle il movimento è massiccio. Un reticolo di stradine sterrate si innesta alla vecchia via di Alemagna e lì possono spostarsi senza difficoltà colonne di camion e carriaggi carichi di materiale. Uomini, macchine e animali si muovono a valle senza un attimo di tregua, giorno e notte. Spesso le colonne vengono prese d'infilata dal fuoco dell'artiglieria austriaca. Il compito di queste truppe di rincalzo è essenziale. Devono ammassare grandi quantitativi di rifornimenti nei magazzini della retrovia, ai piedi della montagna. I muli diventano utilissimi nella prima fase del trasporto, fino a mezza costa, dove le somme verranno disfatte ed entreranno in funzione i portatori alpini.
Quando le strade finiscono, ecco gli alpini curvi sotto il peso del loro zaino. Sono abituati a percorrere i sentieri delle capre e vanno su cadenzando il passo, in fila, aiutandosi con i bastoni. A queste altezze i soldati devono abituarsi a vivere. Non c'è un piano organico per la sistemazione degli avamposti in alta quota. I soldati inventano i loro rifugi, adattandoli al terreno. Sulle Dolomiti, italiani e austriaci hanno lavorato per 30 mesi per costruire e mantenere efficienti le teleferiche. I carrelli portano alle prime linee rifornimenti di ogni tipo: il rancio, le scorte per la cambusa, la legna da costruzione e quella da ardere, pallottole e bombe a mano. 1000 chilometri di teleferiche rigano la montagna e quando si spezza un filo è una tragedia perché i rifornimenti si interrompono. Dove non arriva la teleferica, si muovono i soldati. Lunghe colonne di uomini, anche loro portano rifornimenti. Per ogni soldato che combatte sulle vette, occorrono 10 compagni addetti alla corvée. Gente che non sparerà mai un colpo. Sono gli ingranaggi più importanti della macchina bellica, che senza di loro si fermerebbe immediatamente. Nelle immediate retrovie a 3000 metri, dove c'è un po' di spazio, c'è bisogno di grandi costruzioni per i magazzini e gli alpini diventano carpentieri. Qui stiamo trattando di una guerra anomala. Non ci sono grandi masse in movimento come sul fronte occidentale o su quello orientale. In effetti la guerra cadorina, la guerra delle alte vette, è una guerra a livello di battaglione, molto spesso di compagnia se non di plotone. Si tratta di individui, di piccoli gruppi di individui, i quali si battono con tenacia e con coraggio per delle posizioni limitatissime, nelle quali le masse quindi non hanno nessun intervento e nessuna possibilità di successo. Io credo tuttavia che la novità più grande di questa guerra sulle Alpi sia proprio data dal mutamento del concetto di guerra, e cioè dal fatto che i combattenti della Prima Guerra Mondiale si adeguarono all'idea di occupazione di territorio, a un'idea di confine che dovesse essere continuativo, a un'idea anche nazionalistica della propria patria, per cui ogni metro di terra diventava importante. Ed ecco allora che le Alpi, soprattutto le Alpi cadorine, carniche, no? Le Alpi orientali italiane, insieme con il Carso, diventano metri di terra da tenere o da conquistare, palmo a palmo, in difesa della patria. E allora queste truppe alpine, che non avevano ancora fatto una vera e propria esperienza bellica di grande respiro, hanno la loro prova del fuoco in una tragedia immensa, immediatamente. Cioè è subito una grande guerra sulle Alpi. Tra il Monte Cristallino e il Monte Piana, nella valle che scende tortuosa a Cortina, corre la prima linea. Il vecchio confine passa proprio lì, al centro di una bianca distesa di ghiaia. Fino a mezza costa le montagne sono ricoperte da foreste di abeti e tra le piante i due eserciti hanno scavato le trincee. Sono distanti poche decine di metri l'una dall'altra, sotto il tiro dei cannoni che sparano dalle vette. Per 30 mesi il ghiaione e i crinali attorno sono teatro di attacchi e contrattacchi all'arma bianca. In questa zona, protagonista assoluta è la fanteria, impegnata anche in tentativi di sfondamento sulle alte quote. È tra le fasi più aspre della guerra. Il colonnello Lorenzo Garatti
allora giovanissimo, oggi ha 91 anni, ha combattuto proprio in questi posti. Gli vogliamo chiedere, cosa ricorda, colonnello, di quei terribili giorni? Dunque, abbiamo cambiato di punto in bianco dal tenore di vita borghese a quello di guerra. Cioè, si doveva alla notte vegliare perché avevamo delle sorprese da parte dell'avversario che assaltava le nostre trincee con bombe a mano. Aveva già pratica di un anno di guerra. Di giorno si poteva qualche volta fare qualche pisolino dandoci il cambio. Quando abbiamo iniziato l'assalto di Montepiana, siamo andati con un entusiasmo perché vedevamo che alla testa c'era il maggiore Bosi, il comandante delle truppe di Montepiana. Aveva due battaglioni di fanteria, una compagnia del settimo Alpini, comandata dal capitano Rossi, e un plotone di minatori del quinto genio. Mentre il maggiore Bosi vedeva che i suoi uomini andavano con slancio contro le linee nemiche, succede che viene colpito al petto da una pallottola austriaca. Cade a terra e muore. È stato un colpo che siamo rimasti per tutta la giornata scioccati. Novembre e dicembre sono stati due mesi miti, a temperatura quasi primaverile. Gli alti comandi hanno sottovalutato l'insidia delle basse temperature e per combattere il freddo hanno fatto distribuire una coperta supplementare. I soldati non hanno ancora imparato le strategie per difendersi dalla morte bianca, che non conoscono, e lavorano per adattare la montagna alle esigenze della guerra di trincea, che sembra il pericolo più grande. C'è un grave errore di valutazione in questa prima fase dell'arroccamento sulle vette. La natura non è stata presa in considerazione. Per affrontare l'inverno a 3.000 metri sono previsti ricoveri sotto le tende e dentro baracchini di lamiera ondulata. La neve arriva improvvisamente, all'inizio del 1916. La montagna scompare sotto una calotta bianca e gli uomini devono imparare a viverci dentro. Le bufere di nevischio durano settimane intere e i primi congelati devono essere trasportati a valle. Ora il nemico sull'altra parte della croda non esiste più. La guerra si combatte solo contro la natura. Parliamo della morte bianca, le valanghe e le slavine. Risulta storicamente che in una battaglia, il 13 aprile del 1916, morirono 10.000 soldati. Statistiche precise io non credo che esistano, però così dalla sommatoria di parecchi elementi disparati si ricava almeno l'impressione che la morte bianca, le valanghe, le nevicate, i congelamenti che furono estremamente diffusi siano costati almeno la metà delle perdite, cioè tanti ne morirono in battaglia quanti ne morirono per la morte bianca, una guerra estremamente disperata che venne condotta prima contro la natura e poi contro il nemico. Questo è un documento eccezionale. 80 quintali d'acciaio vengono trascinati a braccia fino a 3.140 metri di quota, dove non era mai arrivato un pezzo d'artiglieria. È partito dalla Val Camonica il 9 febbraio 1916 e arriverà sulla vetta dell'Adamello il 27 aprile. Gli alpini che lo tirano su lo chiamano l'ippopotamo. Si procede battendo piste che sono sotto il tiro delle artiglierie austriache e talvolta bisogna muoversi di notte. 400 alpini tirano le slitte. È un'ascensione crudele, al limite della resistenza umana. E quando sono a mezza strada, una valanga travolge gli uomini e il cannone. Devono arrivare i soccorsi. Altri uomini cercano i corpi sepolti sotto la neve, i vivi e i morti.
È un lavoro massacrante. Dura 15 giorni in un ambiente difficile, con l'incubo del fragore improvviso di altre valanghe. I soldati cercano i pezzi del cannone, le slitte, il materiale disseminato lungo il vallone, ricoperto dalla massa di neve franata. Un pezzo alla volta, la carovana si ricompone e giunge a destinazione. Ora il 149 è a quota 3140. Incomincia subito a martellare le postazioni austriache e disorienta il nemico che giudicava l'impresa impossibile. Ma perché quella guerra, e in modo specifico in quel settore, fu così lunga e difficile? Io ritengo per la introduzione massiccia della mitragliatrice, questo annaffiatoio del diavolo, le cui conseguenze, non soltanto militari ma soprattutto psicologiche, non erano ancora state assorbite a livello di comandi. Cioè si passa dalla battaglia impostata sull'arma monocolpo, Waterloo per intendersi, alla battaglia con l'arma multicolpo. Fu una guerra di posizione di 30 mesi, durissima, sanguinosa, battaglia all'ultimo sangue per la conquista di un palmo di terreno, ma ci furono anche episodi, diciamo, di pietà fra italiani e austriaci su quelle crode. Ma qui dobbiamo dire che oltre ai soldati dell'una e dell'altra parte, protagoniste davvero sono le montagne, no? E allora qui penso che sulla base della documentazione storica che si ha, oltre che delle memorie umane che i protagonisti hanno portato e tramandato anche nelle famiglie, bisogna dire che le montagne hanno condizionato fortemente anche la psicologia degli uomini che hanno vissuto e sono morti, no, drammaticamente su quelle vette. E innanzitutto ci sono periodi in cui la montagna è inagibile, è aspra, i periodi invernali o i periodi di passaggio delle stagioni. Ci sono stati degli autunni tremendi sulle montagne, no? E, ecco, in questi periodi la sopravvivenza fisica diventa una prova della umanità. E allora, soprattutto nei momenti in cui era impossibile, diciamo così, conquistare terreno, fare delle offensive, sia pure assai limitate, questa prova di sopravvivenza accomuna gli uomini dell'una e dell'altra parte. Così ci sono dei Natale in cui austriaci e italiani, cioè in realtà poi uomini delle montagne dell'una e dell'altra parte, si scambiano addirittura gli auguri o si scambiano qualche genere di sopravvivenza. C'è chi getta una pagnotta di pane, c'è chi butta un pacchetto di sigarette. Ecco. E naturalmente queste forme di fraternità erano controllate, qualche volta tollerate dalle stesse autorità, si mescolavano però a una drammatica imposizione della guerra, perché nonostante questa vicinanza e questo destino comune di queste due parti, si era poi vicini per spararsi. E quindi abbiamo, per esempio, quella che a mio giudizio è una delle pagine più tremende dal punto di vista umano, la guerra delle mine, cioè il tentativo di far saltare in aria l'avversario che sta a 30-50 metri di distanza scavandogli una galleria sotto, non potendo combattere sulla montagna a fronte, no? E così sono saltati in aria italiani e austriaci in alcune delle cime più note delle Dolomiti, per esempio. Il Col di Lana o il Castelletto sulle Tofane e altre cime anche meno conosciute. Ora il soldato si trasforma in cavatore e si cercano fra la truppa i vecchi minatori esperti di gallerie d'avanzamento. Sono turni di lavoro durissimi, ma la tattica è efficace. La postazione, che non si può espugnare all'arma bianca, si raggiunge scavando un cunicolo sottoterra
e al termine si ammassano tonnellate di dinamite proprio sotto i piedi del nemico. Poi scattano le contromisure e l'avversario scava a sua volta, avanza sottoterra, misura per intercettare la galleria nemica e quando le arriva a tiro la fa saltare con una contromina. Sono due eserciti che combattono sottoterra, lontani dagli occhi degli altri combattenti. Improvvisamente si sentono boati in profondità. Una contromina ha spazzato via una squadra di minatori e il lavoro di alcuni mesi. Ascoltiamo la testimonianza dell'ingegnere Egger, che fu un protagonista della guerra delle mine. Sì, è proprio così. La guarnigione austriaca in trincea sentiva il rumore della perforazione delle gallerie e ha anche tentato di fermare i minatori italiani. Ma spesso non era possibile. E così la compagnia che si trovava in postazione doveva aspettarsi che un giorno la montagna sarebbe saltata in aria. Le compagnie si avvicendavano e non si sapeva mai a chi sarebbe toccato. Gli italiani attaccavano e gli austriaci sapevano che la montagna era già carica di dinamite perché i lavori erano cessati. Le mitragliatrici, questo annaffiatoio del diavolo, le mine contro le trincee e infine le bombarde per fondere i reticolati. Sì, abbiamo queste tecniche che oggi paiono addirittura antidiluviane e che forse lo erano anche allora, perché la tecnica della mina, cioè far saltare il cocuzzolo avversario, imprendibile in altro modo, risale ancora nel buio dei secoli, insomma, si arriva a Pietro Micca, alle guerre del XIV e XV secolo. Anche lo stesso reticolato nato con la guerra anglo-boera, questo rovo metallico, rimane come una difficoltà praticamente insuperabile. Si inventa la bombarda, si reinventa la bombarda, la quale riesce a sciogliere il fil di ferro col calore della bomba che esplode. Il generale Fara, di fronte all'ostacolo del reticolato, propose di scavalcarlo con i paglierici buttati sopra in modo tale che gli uomini potessero non ferirsi. 21 novembre 1916. Muore a Vienna l'imperatore Francesco Giuseppe, l'ultimo garante della monarchia che teneva in piedi lo Stato plurinazionale. È peggio di una battaglia perduta, dicono a Vienna. Con la morte dell'imperatore Francesco Giuseppe, per la monarchia del Danubio finiva un'era che durava dal 1848 e che era caratterizzata dal fatto che quasi non esisteva cittadino in questo Stato che avesse conosciuto un altro sovrano. Questa era la forza vera della monarchia austro-ungarica. Il pronipote Carlo salì al trono a 29 anni. Era conosciuto per la sua volontà di pace. Tuttavia, egli si rivelò troppo debole e indeciso per prendere iniziative concrete per porre fine alla guerra. Il reperto alle mie spalle è forse unico nel suo genere. È così ben conservato
perché per 67 anni è rimasto nascosto sotto cumuli di detriti, qui all'imbocco della Val Cristallino. È stato riportato alla luce da quattro cortinesi alcuni mesi fa. Qui si leggono ancora i nomi degli effettivi di una compagnia di fanteria, scolpiti dagli stessi soldati. Colonnello Garatti, cosa ricorda lei di questa compagnia e degli uomini che la componevano? Come sono morti tutti i ragazzi che appaiono su questa lapide? Questa bellissima compagnia, comandata da Civetta, era stata comandata qui in questo ingrato trincerone. Disimpegnavano il loro servizio di trincea e una mattina, il 19 febbraio, è capitata la valanga. Ha sepolto un'infinità di soldati. Ne hanno levati fuori dalla valanga morti 19. Altri sono stati salvati e forse figureranno fra i nomi dei costruttori della lapide. Cara moglie, non ho niente di nuovo da dirti. Qui è il solito inferno anche quando non si combatte. All'ora del rancio mi sembra di rivedermi quando davo da mangiare alle bestie su nella baita sotto la neve. Oggi è domenica e qui, dietro la prima linea, il cappellano celebra la messa. Non so più cosa pensare. Perché il nostro Dio e quello degli austriaci non si mettono d'accordo per far finire il macello? Ci sarà bene uno che ha ragione e uno che ha torto agli occhi di Dio. Ma qui all'inferno si spara tutta la settimana e la domenica mattina si prega come fate voi a casa. Tra poco è il mio turno di sentinella e dovrò impastare un bel po' di neve con i piedi avanti e indietro se voglio evitare il congelamento. Te lo riprenderesti un marito con i piedi segati allo stinco? Ho tagliato nel mezzo una coperta e me la leggo intorno alle gambe con lo spago, al posto dei gambali imbottiti. Cara moglie, ti dico in verità che viviamo come le talpe nei nostri buchi e stiamo sempre aspettando qualcosa, senza fumare, a mangiare quella roba gelata, a dormire di giorno e con gli occhi spalancati tutta la notte, perché gli austriaci ci arrivano addosso silenziosi, spuntano dalla nebbia come fantasmi. Intanto, quelli che sono laggiù nella valle pensano alla prima linea e mandano su una dopo l'altra lunghe colonne sumeggiate. Gli alpini che le compongono sono diventati marciatori instancabili. Procedono lentamente sotto il peso dello zaino, con il 91 a tracolla, baionetta e giberna, armati anche loro perché è sempre possibile imbattersi in una pattuglia nemica. Lassù li aspettano con ansia e le sentinelle scrutano le piste nei canaloni per vederli avanzare. Gli uomini di questa corvée sul Tonale trascinano anche cannoncini e affusti, slitte piene di materiale. Anche questo cannone è stato smontato e il peso ripartito tra gruppi di portatori. Questi uomini non avranno medaglie. Molti moriranno colpiti dalla palla di un cecchino o travolti da una valanga. I primi a prendere la decisione di scomparire nel ghiacciaio sono gli austriaci. Poi anche gli italiani imparano. Nascono le città di ghiaccio. Sono costruzioni uniche nella storia militare. Sotto decine di metri di crosta di gelo si allargano gli stanzoni per i depositi, gli alloggiamenti e le postazioni per le mitragliatrici e per l'artiglieria. All'inizio si lavora durante la notte, all'imbocco del ghiacciaio, sotto il tiro del nemico che illumina la zona con i riflettori. Ma presto gli scavatori scompaiono nella galleria e il lavoro procede celermente. In 24 ore si avanza di 4 metri. Dentro ci sono diramazioni, cunicoli che sboccano nelle pareti dei crepacci e per saltarli vengono costruiti ponti con strutture di sostegno e puntellamenti di legname squadrato. Il lavoro è diretto da ingegneri che calcolano lo scorrimento del ghiacciaio e l'apertura dei crepacci, il punto di ondulazione all'epoca del disgelo, lì dove è possibile scavare nella morena di fondo. All'interno dei ghiacciai si calpesta fango e si respira aria umida.
ma si è al sicuro dalle pallottole, dalle bombarde e dalle valanghe. Si è protetti anche dal freddo. Qui siamo nel cuore di una città di ghiaccio costruita nel 1916. In queste gallerie sono state trovate salme ancora intatte, conservate dal gelo, viveri e munizioni nelle casse dimenticate in un angolo. Sulla Croda Rossa, gli avversari degli italiani all'inizio furono le guide di Sesto, gente nata sull'altro versante della montagna. Dunque fu anche una guerra fra conterranei. Sì, perché in montagna la partizione territoriale e psicologica tra le valli è estremamente netta, molto più netta che non in pianura. Cioè, in pianura Abbiategrasso può benissimo andare d'accordo con Varese o Siena può anche andare d'accordo con Firenze, a parte gli antichi odi, ma nelle valli montane questo non accade. Nelle valli montane, al di qua del monte c'è una psicologia, al di là ce n'è un'altra, spesso separate ulteriormente dalla simpatia politica, cioè coloro che erano ancora austriaci nell'animo e coloro che invece si sentivano italiani, pur essendo sudditi austriaci. Ancora su una guerra anomala, anche per l'origine degli uomini che l'hanno combattuta. Uno degli eroi del passo della Sentinella, il tenente Lunelli, era trentino, dunque suddito austriaco come Cesare Battisti. Quanto hanno influito lo spirito di campanile e l'irredentismo alla formazione psicologica di queste truppe speciali? Secondo me moltissimo, perché queste zone che venivano chiamate mistilingui oppure marche di frontiera sono caratterizzate proprio da una doppia anima. Nell'Isonzo nettissima e nettissima anche in Alto Adige, fin sull'altipiano dei Sette Comuni, cioè il vecchio Tirolo meridionale austriaco, e anche sensibile in Cadore, non così spiccata, ma ugualmente sensibile. Cioè gli irredentisti italiani si trovarono a combattere spesso contro fratelli nati a poche centinaia di metri dalle loro case e spesso frammisti con loro. Quindi si hanno episodi come quello di Cesare Battisti, come quello di Nazario Sauro, come quello di Damiano Chiesa, tutte persone le quali, pur essendo nate sotto una determinata sigla, si sentivano con l'animo dalla parte della sigla opposta. Gli alpini si arrampicano aiutandosi con le corde che sono state fissate nei costoni più difficili dalle squadre speciali di rocciatori. Per fissarne i capi alle vette più alte, le guide hanno lavorato giorno e notte sotto il tiro degli avamposti nemici. Gli alpini vanno nell'ultima postazione a dare il cambio alle squadre che sono a 30 metri dal nemico e si portano dietro le armi, le munizioni e i viveri. L'uomo quassù ha usato le vecchie tecniche dell'alpinismo e ne ha inventate altre, nuovissime, conquistando crode mai violate per portare l'offesa contro uomini in agguato dietro uno qualsiasi di questi picchi, pronti a colpire a morte. Scalette bloccate sui ciglioni, inchiodate alle fessure della roccia per salire più svelti e sicuri. Un'opera di ingegneria primitiva eseguita in condizioni quasi impossibili. Armi sempre più perfezionate, studiate per uccidere meglio. Ma qui, sulle montagne del Cadore, non vincerà nessuno. Anche gli austro-tedeschi trascinano in vetta i loro cannoni. Le batterie piazzate in alta montagna sono la caratteristica principale di questo fronte. Dall'alto si dominano le valli, le trincee nemiche e la terra di nessuno dove passano i reparti scagliati in un'interminabile serie di inutili attacchi. Il cannone tedesco è pronto. L'alzo è orizzontale, la canna è puntata contro le trincee italiane scavate sul colle all'orizzonte.
Una pattuglia austriaca, dopo un attacco contro la linea italiana, ritorna alla sua base sulla montagna, portandosi dietro alcuni prigionieri italiani e un ferito. È la guerra di tutti i giorni, fatta di colpi di mano improvvisi. Il 24 ottobre 1917 le truppe austriache e tedesche sfondavano il fronte italiano sull'Alto Isonzo. In questo modo si sgretolò l'intero fronte ad arco degli italiani, dall'Isonzo alle Alpi Carniche e Iulie, fino alle Dolomiti. In questa battaglia gli italiani persero più di 300.000 uomini, tra prigionieri, caduti, dispersi e feriti. Nel novembre del 1917, dopo la sconfitta italiana sull'Isonzo, dovete ritirarsi in battuta anche l'armata delle Alpi. Come è registrato storicamente il dramma degli alpini costretti ad abbandonare le loro postazioni in alta quota? Ci furono anche minacce di ribellione in qualche caso? Sì, sì. Le diserzioni appena abbozzate e subito rientrate furono numerose e influirono anche sull'atteggiamento del comando dell'armata, il quale tergiversò di fronte alle pressioni di Cadorna per una celere ritirata, tanto che lo sbocco dalle alte valli cadorine in pianura avvenne con 2 giorni di ritardo. Questo ritardo fu sufficiente perché, arrivando in bicicletta col suo doppio battaglione di Württemberghesi, quello che allora era il semplice maggiore Rommel, che poi è destinato a diventare generale celeberrimo in questa seconda guerra mondiale, bloccasse a Ponte di Legno lo sbocco meridionale dell'armata, catturando intatte 2 divisioni. Fu una grossa perdita legata appunto al fatto che dal Cadore l'armata non voleva venire via. È la disfatta di Caporetto. Anche la quarta armata, imbattuta in Cadore, deve retrocedere. I soldati puntano verso sud. La nuova linea si attesterà sul Piave e sul Grappa. L'ultima pattuglia italiana lascia Cortina d'Ampezzo la sera del 4 novembre 1917. Nella conca stanno calando i reparti austriaci. Viene anche l'imperatore Carlo a rinsaldare il rapporto con i vecchi sudditi. Ma centinaia di ampezzani sono andati a sud con gli italiani. L'Italia, entrata il 24 maggio 1915 in una guerra preparata in gran segreto, dichiarata a camere chiuse e contro la volontà di tanta parte del popolo, sconta ora a 30 mesi di distanza i gravi errori di strategia militare commessi all'inizio delle operazioni nel settore Cadore ed Alta Val Cordevole, dove è stata chiamata ad operare la Quarta Armata. Il comando italiano il 24 maggio disponeva di 5 divisioni contrapposte a 4 brigate da montagna austro-tedesche sparpagliate nell'intero arco del fronte. 30 mesi di inutili attacchi su queste montagne sarebbero stati evitati da un'immediata puntata su Dobbiaco e i valichi di passaggio tra l'Austria e l'Alto Adige. Questa operazione, che era nella logica della situazione militare, avrebbe isolato il Trentino e aperto i varchi verso la Carnia. Ma nessun ordine in questo senso venne impartito. La Quarta Armata fu condannata per 30 mesi a combattere in feroci battaglie di carattere dimostrativo. Dopo il ripiegamento sul Grappa e sul Piave, dovrà passare ancora un anno di guerra prima della sconfitta austriaca a Vittorio Veneto, e i campi di battaglia di tutta l'Europa sono cimiteri pieni di vinti e di vincitori.